Accesso alle attività ambulatoriali. Le strutture ospedaliere della Regione Veneto riattivano le attività sanitarie ordinarie. Durante questa fase sono previsti accessi regolati, solo per prestazioni urgenti e programmate, in cui i pazienti continuano ad avere l'obbligo di indossare guanti e mascherine. Ci si potrà presentare solo 15 minuti prima della visita, mantenendo, gli uni dagli altri, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L'ingresso in struttura, oltre a prevedere la misura della temperatura corporea, non ammette la presenza di accompagnatore, eccezion fatta per minori, disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche. Per le visite di controllo, ove possibile, sono privilegiate le modalità a distanza mediante telefono, videochiamata, videoconferenza. Le prenotazioni per visite specialistiche ed esami diagnostici, antecedenti la fase 1, rimaste dunque in sospeso, saranno rivalutate dai medici di medicina generale dei pazienti. L'utente in questa fase non dovrà fare nessuna ulteriore richiesta. La riprogrammazione delle visite verrà presa in carico dalla struttura sanitaria. In caso di conferma della priorità, i pazienti verranno ricontattati per fissare un appuntamento. Per le nuove prenotazioni di visite ed esami specialistici sarà possibile recarsi agli sportelli, ma per evitare assembramenti e lunghe attese si raccomanda l'utilizzo della prenotazione telefonica oppure online. Riprende l'attività chirurgica ordinaria, gli utenti potranno sottoporsi a interventi chirurgici programmati. In ordine di priorità, nei giorni immediatamente precedenti il ricovero, i pazienti saranno testati con tampone nasofaringeo per Covid ed eventualmente eseguiranno una radiografia del torace. In assenza di sintomatologia clinica, i soggetti accederanno all'intervento chirurgico come pazienti no Covid. I casi pediatrici e le donne in gravidanza non eseguiranno l'RX torace ed accederanno in sala operatoria solo a fronte di tampone nasofaringeo e visita medica negativi per Covid. Tutti i pazienti ricoverati saranno sottoposti preventivamente a tampone. Per i ricoveri programmati, questo viene fatto su appuntamento nei giorni immediatamente precedenti alla degenza. Per i ricoveri d'urgenza, il tampone viene ugualmente eseguito e il paziente, fino all'esito, viene considerato a prescindere un caso sospetto e trattenuto in un'area dedicata. Saranno possibili le visite ai pazienti ricoverati limitatamente ai familiari, con il vincolo di una sola persona per paziente e nel rispetto delle generali norme sul distanziamento e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione.